consideriamo gli anziani come un potenziale, diciamo, una potenziale esperienza agricola, anche la possibilità dell'intercambio di terreni a cambio di una residenza. Nel stesso senso, consideriamo che l'ecomostro può essere utilizzato come una cooperativa di vendita diretta a chi lavora insieme con i giovani e con l'esperienza dei vecchi sui terreni. Abbiamo fatto la nostra strategia, anche il nostro lavoro è stato veramente collegato a un previo analisi di identità del territorio, anche a un lavoro di fare di interviste e un lavoro anche sociale. Grazie mille, scusate il mio italiano. Saperi e Sapori propone di gestire gratuitamente i terreni incolti di Torre Orsaia, offrendo in cambio alloggi destinati sia ai proprietari dei terreni che agli studenti, lavoratori, intellettuali che comunque decidono di partecipare a questa iniziativa. Il nostro progetto consiste nel voler bypassare quelle che sono le fasi intermedie del processo di produzione, quindi abbattere quasi totalmente i costi relativi alla distribuzione, come per esempio i locali adibiti alla conservazione dei beni alimentari, eccetera. I trasporti, e quindi direttamente dal produttore al consumatore, e il tutto quindi potrebbe essere chiamato con un sol termine produzione a filiera corta.